come and hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
signore e signori, pregherei di raggiungere qui sul palco le vere protagoniste di questa bella storia che oggi compie 20 anni. Tutte le licenziande che hanno frequentato e completato il corso presso il nostro centro, che riceveranno una targa in ricordo di questa bella serata. Quindi chiamerò secondo l'anno in cui si sono diplomate. Quindi 1988, Maria Teresa Di Lorenzo. 1990, Maria Cira ed Antonella Iacobino. 1993, Monica André. 1995, Daniela Sorrenti e Veronica De Ruvo. Per Veronica ritirerà la targa la sorella. 1996, Maria Lamatta ed Elena Palladino. 1997, Susi Formicola e Carmen Mastrodomenico. 1999, Bruna Esposito e Claudia Esposito. Ritira per Claudia la madre. Anno 2000, Emma Beneduce. Anno 2002, Alessia Di Maio e Carmen Di Marzo. Ed infine, Carmen Di Mauro e Paola Racconto, licenziate di quest'anno, 2003. La targa ritarda, si vede che appunto si devono ancora diplomare le ragazze, quindi... Complimenti! Complimenti! Andiamo avanti. Bravo, bravo. Che bello. A questo punto mi sembra giusto e opportuno ricordare in questa occasione chi in questi anni ha lavorato a fianco di Sergio Miele, direttore e fondatore del centro, ed ha aiutato la crescita di questa scuola. Patrizia Di Noia. Nonché gli altri insegnanti del centro, Francesca Conti per la danza contemporanea ed Alberto Amelia, che questa sera non può essere con noi, per la danza classica. Un applauso comunque. E la più giovane tra le insegnanti, Susi Formicola, ai corsi basi di danza jazz. E non dimenticheremo certo di citare Monica André, che è anche qui con noi e che fino allo scorso anno faceva parte del corpo insegnante di questa scuola. Ed è a tutti loro che diamo il nostro più caldo e sincero applauso. Un altro! Attenzione! Ed ora, signore e signori, Sergio Miele! Grazie, 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 grazie anche a tutte loro, tutte le ragazze che sono diplomate presso il centro. Grazie, grazie, sinceramente non quando ho incominciato questa avventura sul Pomigliano
non mi aspettavo di arrivare fino ad oggi e passare 20 anni della mia vita a creare qualcosa che volevo e spero di esserci riuscito al meglio. E vi ringrazio ancora tutti di averci seguito, i genitori che hanno creduto nella nostra attività, nel nostro lavoro, in quello che abbiamo fatto. E credo di finire qui quello che ho da dire, solo con un grande grazie ancora a tutti quanti voi e a tutte quante loro. Grazie. Vi pregherei però di aspettare solo qualche minuto, perché lo spettacolo continua con l'ultima parte. Infatti, signore e signori, lo spettacolo continua con la seconda parte, la parte di danza jazz, dedicata al grande coreografo e regista Bob Fosse, e di cui vedremo danzare le licenziate della sezione danza jazz di quest'anno accademico, appunto 2002-2003. Carmen Di Mauro e Paola Racconto, accompagnate dal danzatore ospite Ennio Mura. A dopo, pochi minuti, non alzatevi, solo pochi minuti, grazie. Allora, signore e signori, una buona sera da Renata Di Martino e buona visione.